Molto tempo fa, quando ancora si costruivano le piramidi, i re egizi si dilettavano a giocare con poteri grandi e terribili. Ma questi giochi delle ombre portarono ad una guerra che minacciò di distruggere tutto il mondo, finché un giorno un faraone potente e coraggioso imprigionò la magia all'interno dei mistici oggetti del millennio. Ora, 5.000 anni più tardi, un ragazzo di nome Yugi scopre il segreto del puzzle del millennio. Egli è in possesso di antiche energie magiche, perché il destino ha scelto proprio lui per difendere il mondo dal ritorno dei giochi delle ombre, esattamente come fece il coraggioso faraone 5.000 anni fa. Fantastico che stento a crederci! Che forte! Prima o poi la smetterà o andrà avanti all'infinito? Andiamo, Thea, lascialo fare. Ma dico, avresti mai immaginato che Joy battesse una come quella? Il nostro Joy? Chi l'avrebbe mai detto? Io invece ne ero certo. Sono davvero orgoglioso di te, amico. Sì! Il combattimento mi ha fatto venire fame. Qualcuno di voi si è ricordato di portare delle provviste? Purtroppo no. Come ci è saltato in mente di venire qui senza cibo? Come faremo a resistere fino alla fine del torneo senza niente da mangiare? Questa sì che è una bella domanda. Combattendo si bruciano un sacco di energie e da quando siamo arrivati sull'isola non ho notato né bar né ristoranti. Urge trovare una soluzione. Ho assoluto bisogno di mangiare cibi sani e freschi. Io il mio metabolismo impazzirà. Ehi, calmatevi ragazzi, ho io quello che ci serve. Sì? Ecco, la guida per la sopravvivenza all'aria aperta. Ah, è commestibile? No, però elenca le piante, le radici, i frutti e i tipi di erba commestibili. Ti sembra forse che io assomigli a uno scoiattolo? Tanto a me il tuo stupido libro non serve. Ho sentito odore di cibo e veniva di là. Ci vediamo! Le allucinazioni. Non ne sarei così sicuro. Non è stato il suo cervello a battere mai, ma è suonato. Caspita, io vado matto per il pesce alla griglia. L'odore è certo, buono. E scommetto che sono deliziosi. Ma cosa ti fa credere che ti inviteranno a mangiarli? Ragazzi, dovete fidarvi di me. Prima si mangia e poi si chiede il permesso. È così che fanno le cose. È incredibile, farebbe di tutto pur di riempirsi lo stomaco. Certa gente non ha nemmeno un briciolo di autocontrollo. Eh? Amico mio, lasciate un po' anche per me. Guarda che aria appetitosa. Oh, mamma mia, come scopo. Ragazzi, buon appetito. Ma come vi permettete di mangiare i miei pesci, brutti ladri? Non vi hanno insegnato l'educazione? Sì, ora possiamo mangiare? Va bene, ricominciamo tutto dall'inizio. Lo sapevo che non era una buona idea. Come vi permettete di mangiare i miei pesci, brutti ladri? Dai, stai calmo, dopo tutto sono solo un paio di pesci, amico. Può anche darsi, però non appartengono a voi. E rubare dei pesci a un pescatore è un'azione poco onorevole. Il guanto dei duellanti. Aspetta un attimo, tu sei Mako Tsunami, il fortissimo campione degli oceani, non è vero? E tu chi saresti? Ma certo, è il pescatore pazzo, ragazzi! Ma come? Io non sono pazzo! Comunque sì, io sono Mako Tsunami, il grande duellante dei sette mari! Oh. Ma si può sapere che cosa hai da ridere? Sulla testa! Hai un grande
fino a bordo. Cosa? Vattene! Che sprechio! Sì, lo volevo mangiare. Mi auguro che quei due non siano qui in veste di duellanti. Mi chiamo Yugi e ti chiedo scusa per quei pesci. Cosa? Tu saresti Yugi, l'unico duellante che sia mai riuscito a sconfiggere il grande Seto Kaiba. Ma che magnifica sorpresa! Sarebbe un grandissimo onore se tu volessi duellare con me. Potrei dire la stessa cosa. Ti devo delle scuse, sono stato maleducato. Se voi siete amici di Yugi, vi prego di accomodarvi e di mangiare tutto il pesce che volete. Grazie! È un piacere. Buon appetito a tutti! Caspita ragazzi, Mako Tsunami è davvero un ottimo cuoco. Veramente squisiti, non trovi? Oh, erano squisiti. Dove hai imparato a cucinare così bene? A dire il vero, ho dovuto badare a me stesso fin da piccolo. Comunque è stato mio padre ad insegnarmi a pescare e a cucinare. Senti, cosa ti ha spinto a partecipare a questo torneo? Io sono cresciuto a bordo di un peschereccio, dove ho imparato ad amare il mare. Se vinco il torneo, voglio comprarmi una barca tutta per me. Ovviamente prima devo battere tutti i duellanti. Una barca? Pensandoci bene, sarebbe fantastico trascorrere la vita in mare. Sì, l'oceano è meraviglioso. Sapete, io ho sempre avuto un rapporto speciale con il mare. So riconoscere quando è tranquillo da riflessi sull'acqua. E capisco quando è arrabbiato osservando il movimento delle maree. Scusatemi, non avevo intenzione di annoiarvi. Oh no, non devi scusarti affatto. Ma dai, ci hai salvato, saremmo morti di fame senza di te. Il pesce era squisito. Grazie ancora, Mako. Volete già andarvene? È un vero peccato. È stato bello conoscerti. Grazie di tutto. Forse ci capiterà di sfidarci. Questo è poco ma sicuro. È prima di quanto tu immagini. Io ti ho invitato a pranzo, Yugi. In cambio potresti concedermi un duello, ti pare? Ma sei impazzito! No, ma sono un pescatore esperto. E voi siete caduti nella mia rete. Di cosa parla? Dei pesci alla griglia, è ovvio. Quelli erano la mia esca e sono serviti per attirare qui voi tre. Ma non speravo di prendere un pesce grosso come Yugi. Non stare ad ascoltarlo, amico. Questo qui è completamente suonato. Sì, non dargli retta, Yugi. Andiamocene via. Tempo fa ho pescato un altro duellante. Purtroppo però non si è dimostrato un avversario molto valido. Combattere con te invece sarebbe molto più interessante. Mako Tsunami, ho deciso di accettare la tua sfida. Apri bene gli occhi, Yugi. Combatteremo proprio qui, sopra le acque dell'oceano. Il terreno di gioco è diviso in due. Per metà è terraferma. E per l'altra metà è mare. E la posta in palio, Mako? Io mi gioco 2 stelle su questo combattimento. Va bene, ci sto. Finalmente ho trovato un avversario, Mako. Ho aspettato a lungo questo giorno. Adesso possiamo darci battaglia. Combattiamo! Andiamo! Questa sarà una sfida memorabile. Coraggio, amico, sconfiggi quel pazzoide. Io sono curioso di vedere come riuscirai a contrastare le mie creature degli abissi. E quello cos'è? Il suo mostro rimane sott'acqua. Come posso scegliere la carta da giocare se non riesco a vedere contro chi devo combattere? Questa faccenda non mi piace. Il grande oceano nasconde molte sorprese al di sotto della superficie. Se quella creatura non decide di emergere, non posso attaccarla. Ti posso assicurare che non resterà sott'acqua ancora a lungo. Non ho idea di che cosa si nasconda sott'acqua, quindi è meglio che mi prepari al peggio con una difesa il più forte possibile. Evidentemente è la prima volta che Yugi si batte contro dei mostri marini. Imparerà sulla sua pelle che il mare può essere un alleato molto potente. Infatti regala alle mie creature un bonus ambiente e le tiene nascoste, rendendo ancora più pericolosi i loro attacchi. Non è giusto, come fa a combattere contro una cosa che non vede? Non chiederlo a me. Questo duello non è regolare. Ho l'impressione che duellare nelle acque dell'oceano ti abbia messo in difficoltà, Yugi. Può darsi, ma posso contare su una difesa fortissima. Va bene, gioco la carta del demone cornuto. Ora tocca a te, Kraken! Afferralo! Mm-hmm.
diavolo! Che cos'è quello? Non lo so, ma per Yugi è sicuramente una brutta sorpresa. Accidenti! Il demone di Yugi non ha scampo! Coraggio, Kraken! Toglilo di mezzo! E questa era soltanto la prima mossa di Mako. Sei davvero in gamba, amico. I miei complimenti. Oh, sei molto gentile. Anche se temo che la mia mossa non ti sia affatto piaciuta. Ora almeno so cosa mi aspetta. Il grande oceano esige rispetto, Yugi. Così come tutte le creature che lo abitano. Forse potrei preparare un attacco in grado di distruggere le sue creature anche se non mi è possibile vederle. Demone selvaggio! Il mio demone selvaggio metterà fuori gioco i mostri di Mako, anche se questi si nascondono in fondo al mare. È inutile, conosco bene il tuo demone e il suo attacco elettrico. Quindi la prossima carta sarà la medusa. Osserva. Che cos'ha questo strano suono? È il grido di battaglia della medusa. Urlerà ancora di più quando unirò al demone selvaggio il magico corno dell'unicorno. Geniale! Come, scusa? Yugi non riesce a vedere i mostri di Mako, ma sa che stanno tutti sott'acqua e l'acqua è un buon conduttore di elettricità. Quindi sono vulnerabili all'attacco elettrico del demone selvaggio. Wow, hai ragione tu, è geniale! Attacco fulmine magico! Li ha distrutti! Un momento, ma che significa? Non succede niente, Mako ha ancora tutti i suoi life points. La tua strategia è stata un fallimento. Perché? Io conosco il mare, quindi so bene che l'acqua è un conduttore di elettricità. Per questo ho giocato la medusa. Ha la capacità di assorbire magicamente qualsiasi attacco elettrico, proteggendo così tutte le mie creature marine. È giunta l'ora del mio contrattacco. Avanti, Kraken! Distruggi quel demone! Stritolalo! Ti è piaciuto l'abbraccio del mio Kraken? Non mi era mai capitato di combattere così. È come se stessi lottando non solo contro i mostri di Mako, ma anche contro la forza dell'oceano stesso. Tra le tue carte ce n'è una in grado di resistere alla potenza dei miei amici marini? Io invoco il potere di Zanna d'Argento e lo potenzio con la magia della luna piena che ne raddoppia la ferocia! Sembra davvero molto feroce, ma la luna determina anche le maree e fa salire il livello del mare, permettendomi di liberare il mio prossimo mostro. Esci dall'acqua, potente Kai Ryushi! Che cos'è? È il pesce più grande dell'oceano! Ammira il maestoso Kai Ryushin, una creatura così gigantesca che quando risale dagli abissi dell'oceano genera un'enorme onda anomala. Bestiaccia! Il tuo lupo è coraggioso, Yugi, ma non resisterà al terribile attacco marea di Kai Ryushin. No, Zanna d'Argento! È andato, ma l'attacco del mio mostro non si è limitato soltanto a spazzare via il tuo cucciolo di lupo. Cosa? Ha modificato sostanzialmente il tuo terreno di gioco. Incredibile! L'attacco di Kai Ryushin lo ha sommerso quasi completamente. Considerati fortunato. Nei miei combattimenti precedenti non si è salvato nessuno dagli attacchi della mia potente creatura. È stato gentile da parte sua farti la cortesia di lasciarti un quadratino di terra su cui mettere i piedi, non trovi? O ti mette a disagio il fatto di essere totalmente circondato dall'acqua? Tutti gli uomini vacillano di fronte alla forza incontenibile del grande oceano. Perfino i pescatori più esperti. Ti riferisci a tuo padre? Era un valente pescatore,
Mi ha insegnato lui ad amare l'oceano. Però, purtroppo, un giorno l'oceano se l'è preso. Mi piaceva uscire in mare insieme a mio padre. C'eravamo soltanto noi due e l'immensa bellezza dell'oceano. Non avrei mai immaginato che il mare potesse aggredirci. Guarda là, Mako, sta arrivando una tempesta. Sarà violenta? Può darsi, non bisogna mai fidarsi del mare. Mio padre aveva ragione. All'improvviso il mare calmo si trasformò in un inferno che scuoteva la barca qua e là. Papà, non riesco a reggermi. Non preoccuparti, figliolo. Ecco fatto, ti ho legato. Ora sei al sicuro. Attento, papà! Quando la tempesta finalmente cessò, la nostra barca era stata scagliata sulla spiaggia. Mio padre aveva ragione. Io ero sano e salvo. Purtroppo, però, avendo perso tempo a legare me, lui non aveva potuto assicurarsi all'albero maestro. Pensavo di averlo perduto per sempre, ma poi mi accorsi che mancava la scialuppa di salvataggio. Io sono certo che mio padre è vivo. Per questo vincerò il torneo, comprerò una barca e solcherò i mari fino a quando non l'avrò ritrovato. Ora sai tutta la verità. Ecco perché combatto Yugi, ecco perché devo vincere. Ti capisco, Mako, credimi, ma non posso permetterti di vincere. Poverino. Mako combatte per suo padre così come Yugi combatte per il nonno. Wow, mi vengono i brividi. Con così poca terra a disposizione devo puntare tutto sulla mia prossima mossa. Serve qualcosa che ribalti la situazione. Ad esempio questa carta. Soldato di pietra! Hai ridotto il mio terreno di gioco a una misera isoletta, ma questo basta a garantire un bonus ambiente al mio soldato! Il tuo mostro sta a malapena su quello scoglio. Figuriamoci se riuscirà a resistere agli attacchi del mio esercito sottomarino. Senza contare che è completamente circondato dall'oceano, il che lo rende una preda facile. Il grande terrore bianco! Questo squalo ferocissimo guiderà l'assalto inarrestabile di tutte e tre le mie creature marine! Oh cavoli, i guai di Yugi si sono appena triplicati. Il soldato di pietra sta per finire in pasto ai pesci. È finita! Ma ti sei battuto con onore, Yugi. Anche tu sei stato un avversario valido e leale, Mako. Ma come ti ho già detto, anch'io mi batto per salvare una persona cara. Non posso permettermi di perdere. Sposto il soldato di pietra in posizione di attacco! Vuoi attaccare? Ma perché? Non può colpire le mie creature finché restano sott'acqua. Il suo obiettivo non sono i tuoi mostri marini. Io voglio che lui attacchi una carta che ho messo in campo io stesso. La luna. Oh no! Vai, soldato di pietra! Distruggi la luna! Che succede? Il mare si sta ritirando. Ma perché? Vedi, Mako, come tu stesso mi hai ricordato poco fa, è proprio la luna che determina l'andamento dell'alta e della bassa marea. Così ho ordinato al soldato di pietra di eliminare la luna, il che ha invertito la marea e ha fatto ritirare le acque dell'oceano. Adesso le tue creature marine sono sulla terraferma. L'oceano ti ha abbandonato. I miei adorati mostri. E ora sto per sferrare il colpo finale. Gioco la carta dell'anatema del drago unita alla magia della terra infuocata per spazzare via tutti i life points che ti rimangono. Attacco terra infuocata! E con questo il tuo punteggio va a zero! No, no! Sei grande, Yugi! Distruggere la tua carta della luna è stata una mossa veramente geniale, Yugi. Comunque, che duello avvincente! È stato un piacere, amico! Però questa vittoria non è stata facile da conquistare. Sei un ottimo duellante. Mi è rimasta soltanto una stella. Ma sono pronto a ricominciare da capo. Andrai alla grande, amico mio. Puoi scommetterci, Yugi. Sapete, Mako mi è davvero simpatico. È un ragazzo in gamba e io spero proprio che un giorno riesca a ritrovare suo padre. Lo sai, combattere con te mi ha messo appetito. È ora di tornare a pescare! Woohoo!
Ciao, Mako. Vorrei che portasse un pesce anche a noi. Però prima devi duellare con lui. Meglio di no, ma vi confesso che la mia fame sta aumentando. Niente paura, c'è sempre la mia guida per la sopravvivenza all'aria aperta. Niente da fare. Dai, Tristan, mangia le pagine che preferisci.着実にスターチップを増やしていくユーギの前に突然現れたスターチップドロボユーギ、そんな奴のデュエルを受けるっていうの？もしかしてそいつが誰だか知ってるのね？あ、あなたはカイバ君の弟。ペガサスとカイバ兄弟との関係って一体？次回、奪われたブルーアイズホワイトドラゴン、デュエルスタンバイ。 Thank you.